La città metropolitana di Torino ha tra i suoi compiti la promozione sociale ed economica del proprio territorio, un aggregato di 316 comuni, di cui poco meno della metà, 148, sono montani, con una superficie di 4.181 km², che è il 61% di quella metropolitana. Lo Statuto metropolitano, all'articolo 1, al comma 5, enuncia tra i suoi principi quello di riconoscere le esigenze della montagna, assicurando alle popolazioni di essa parità di diritti sostanziali per quanto riguarda l'accesso ai servizi, le opportunità di occupazione, la protezione dalle calamità naturali e perseguendo il superamento delle condizioni strutturali di marginalità economica e di svantaggio economico presenti nel territorio montano. Una visione positiva di ciò che la montagna può dare all'intero territorio torinese, alla sua competitività, nella consapevolezza che il capoluogo è motore dello sviluppo, ma senza le montagne e le realtà decentrate non sarebbe completo. Siamo profondamente convinti che sia indispensabile promuovere e valorizzare i percorsi di vita, quelli di lavoro, sviluppo, delle nostre realtà rurali e montane, anche quelle più decentrate. Per questo partecipiamo con impegno a progetti transfrontalieri e in particolare con la Francia, che è vicina a noi, e che mettono al centro quindi il valore della resilienza. L'attuale programmazione Alcotra 2014-2020 ha individuato un'importante progettazione strategica che si realizza attraverso la costituzione di piani integrati territoriali e tematici. La città metropolitana di Torino partecipa come capofila e coordinatore ad un piano integrato territoriale denominato GRAIES Lab, significa Generazioni Rurali Attive, Innovanti, Solidali, e come partner in un altro piano integrato territoriale denominato Le Alte Valli, Cuore delle Alpi. In entrambi questi progetti transfrontalieri, la cui attuazione parte proprio in questi mesi, la città metropolitana di Torino lavora con impegno su progetti che parlano di innovazione, turismo e mobilità sostenibile, inclusione sociale, per ottenere l'inversione di tendenza rispetto allo spopolamento delle aree marginali, rurali e montane. Il nostro obiettivo strategico con questi due progetti territoriali è quello di contribuire a rendere le aree rurali e montane attrattive per le nuove popolazioni e generazioni, anche per chi e con chi già le abita, evitando quindi che si senta marginale rispetto al capoluogo. Un lavoro che richiede quindi competenze, risorse, spazi di sperimentazione e di co-creazione. Nei prossimi 4 anni, quindi, puntiamo a sperimentare soluzioni strategiche per raggiungere un obiettivo quindi condiviso, migliorando le connessioni, aumentando la mobilità e garantendo l'accesso ai servizi essenziali e quindi di prossimità.